punti e mezzo di media, 88,2 invece i punti per i New York Knicks. Qui ci sono tutte le vicino a canestro per lavorare in maniera efficace in difesa. Qui il passaggio non viene tratta due, il vantaggio per i Knicks dopo quasi 3 minuti di primo quarto. Palleggio per Sprewell che viene chiuso, blocco di Spencer, lo usa come un maestro Allen Houston. Miller non si aspettava e centrare Miller in faccia come succede quando si gioca con un gatto, che poi ne sfrutta un altro per uscire sul lato della palla, riceve da Tinsley, è sul lato di Foster, vuole andare uno contro uno, non salta sulla finta Houston, ne viene fuori un... Che gli arbitri ci abbiano qualcosa con lui, lui normalmente abbandona la partita. Direi che da Rashford con le mani rapide è andato lui a toccare la palla. È stato Tinsley effettivamente a toccare, 6 su 6 ai liberi ma 5 su 17 dal campo, un giocatore che è veramente molto molto vicino a fare l'ultimo definitivo salto addirittura da on the road per parlare del grande Glitchman. Il palleggio per Reggie Miller che cerca il contatto, gli arbitri tra ufficiale. Ufficiale ha fatto un po' di Hollywood, potete notare due discrete simulazioni, tra l'altro colpo cedro, ruoli totalmente sopravvalutati, che bisogno c'è dei ruoli. Dall'altra parte Van Gundy crede che stia bestemmiando da un punto di vista. Ha visto a New York negli ultimi 10 anni una cosa che ha fatto contro Shamon Williams a Rucker Tournament, quindi contro un altro giocatore dell'NBA. Vuole andare a recuperare il pallone, prende velocità, tiene questa volta la palla lui, subisce il contro. In particolare a Tilden High School, dove è andato anche Ed Cota, e però dopo 3-0-0 quando la palla è partita. Esatto, canestro che non andava con Lee Ward dal palleggio sul lato di Kurt Thomas, taglia per ricevere, si butta dentro, riapre molto bene per Houston. In mezzo New York ha disperatamente bisogno di punti, esce Houston dal blocco, morirà probabilmente nelle mani di Travis Best, così è.